sono qui, Marcello Granelli, ci conosciamo, sono molto legato a Montorgio e tocca a me, diciamo, aprire un po', fare da rompighiaccio, perché ho l'onore e l'onere di presentare una cosa molto bella e significativa che riguarda una famiglia di Montorgio molto nota, che questa sera presenta un libro che riguarda praticamente la storia, la vita, i successi, le difficoltà, le fatiche di una classe imprenditoriale che siamo ormai su 60-70 anni di storia, se non di più. Io vi conosco molto bene, ma non so tutti i dettagli, eccetera. Quindi questa sera, diciamo, questo incontro serve a parlare sì di Romano e della sua famiglia, la sua famiglia che è composta da Diomira, da Luana, da Armando, e vicino a me c'è anche uno della famiglia, diciamo così, Luca Di Giustino, che conoscerete e che poi ascolteremo anche un suo intervento. Stavo dicendo che parlare in questi termini con una pubblicazione di Romano e della sua famiglia, per i contenuti che il libro contiene, che vedrete, perché il libro sarà diffuso, diciamo, dato in omaggio a tutti i presenti, a chi vorrà farne richiesta, è uno spaccato della storia di Montorgio, nel senso che la loro vicenda familiare, umana, imprenditoriale, si è innestata molto significativamente con le vicende e la storia di Montorgio degli ultimi 100 anni. Partiamo da Anastasio, Michele, Nibbit. Allora, siccome avremo tante cose da raccontare, ma in una maniera molto briosa e molto veloce, io mi fermerei qui come presentazione. Ringrazio di nuovo loro che mi hanno dato l'onore di presentare qui questa sera, questa serata. In corso d'opera vedo la presenza di persone molto che conosco per una lunga amicizia, ma anche personalità del mondo, rappresentanti della politica e della società provinciale, che saluteremo poi dopo aver dato la parola a Mariella Calisti, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, delegata dal sindaco, a cui rivolgiamo un saluto molto bello. Rappresento appunto la parte istituzionale e politica, ma soprattutto perché mi lega a questa famiglia, una vicenda che in realtà, ecco, è lontana nel tempo, e un affetto particolare per Romano. Adesso non voglio rubare tanto spazio perché Romano avrà tante cose da dire. Un affetto che provo perché in realtà c'è un ricordo che mi lega a lui, per il fatto che mio nonno è stato un suo dipendente. Mio nonno, paterno, che tornò dall'Australia dopo 10 anni di lavoro lontano dalla famiglia, venne accolto appunto dall'azienda di Romano, e con Romano poi andò in pensione. Quindi un ricordo bellissimo, un rispetto reciproco che si manifestavano da sempre, e poi un aneddoto magari anche. Abbiamo trascorso insieme parte dell'inverno a mandarci messaggi. Lui era malato per via del Covid, ci sentivamo spesso, e ci sono dei ricordi, perché lui mi diceva voglio ancora fare tanto, voglio ritornare sopra gli sci, e soprattutto voglio presentare il mio lavoro. Quindi adesso stasera siamo qui contenti e felici che questa cosa si sia avverata. Vi lascio la parola, grazie. Grazie, rappresentante dell'amministrazione comunale. Io ho una comunicazione di servizio devo fare, mi dicevano prima, era un avvertimento credo della Croce Bianca, che dobbiamo portare la mascherina perché la situazione è quella che è. Certo, io non la porto, me la sono tolta perché si fa pure fatica a parlare, adesso me la rimetto.
però ecco, è importante che, proprio come diceva la rappresentante del Comune, per le parole di Romano, che nonostante questa pandemia abbia colpito duro e lui stesso è stato, diciamo, coinvolto, però la raccomandazione è quella di uscire al più presto da questa situazione drammatica per continuare a vivere una vita normale, dignitosa, bella, come si conviene a tutti quanti noi. Ecco, fatta questa precisazione, io rivolgerei una domanda a Romano, intanto perché lo vedo abbastanza emozionato ed è giusto che sia così, nonostante sia una persona molto spigliata, diciamo che aiuta molto stare con lui per tante cose che diremo in corso d'opera. Ecco, fatta questa, diciamo, questo sgambetto sull'emozione, ci puoi dire a tutti quanti noi che cosa ti ha spinto a scrivere questo libro? Oddio, ci stava mio nonno quando morì, pretese alla famiglia. In quell'epoca i familiari rimanevano a casa chiusi per 6 giorni, una settimana intera. Lui pretese che uscissero e lo accompagnassero al cimitero. Dopo, quando è venuto a mancare mio padre, ci fece una lettera a tutti e tre i figli. Da lì è partito che io avrei voluto fare un riassunto per i miei nipoti. Da questo riassunto è stato elaborato, lui mi ha tempestato di domande e fino all'ultimo è uscito un libro. Tutto qui. È stato sintetico, ma ha detto una cosa importantissima, cioè con la sua, diciamo, disponibilità, il suo modo di guardare al mondo, ha passato il testimone prima ai figli e poi guardando ai nipoti, perché questa grande famiglia, io sono convinto, come credo lo siate pure voi, in momenti così turbolenti, incerti, di buio, la famiglia è l'elemento più importante di unità, di condivisione e soprattutto di difesa di fronte alle avversità della vita, che poi porteranno successi, eccetera, eccetera, come è accaduto anche qui, in questo caso, da Silman. Però, quando si è pensato a questo libro, come diceva Romano, lì per lì, per chi fa queste cose, diciamo, gli viene un po' di incertezza, di scoramento, perché trattare aspetti intimi delle persone, della famiglia, diciamo, è piuttosto complessa. Poi non si sa nemmeno se il committente poi gradisce quello che fa. Quando invece, come dicevo prima, ci sono dei risvolti sociali, quindi la famiglia comunque ha dovuto interagire con fenomeni, con personalità, con situazioni, e diciamo i momenti molto delicati della storia di Montorgio, che dal mio punto di vista nell'ambito provinciale è uno dei comuni, una delle comunità più importanti da questo punto di vista. È una storia molto significativa e, siccome in sala noto con piacere che ci sono personalità molto più brave di me da questo punto di vista, dal punto di vista storiografico, dal punto di vista dello studio, della ricerca, e quindi con piacere saluto la presenza di Egidio Marinaro, che tutti conoscete e che, diciamo, ha svolto un ruolo importante non solo a Montorgio ma a livello regionale, ma su questo torneremo. Dicevo, approfitto per salutare anche il direttore generale della ASL, Maurizio Di Giosia, che è di Montorgio e che, diciamo, fa piacere averlo qui con noi, e poi lo sentiremo magari più tardi. Il passaggio di testimoni, che è un elemento molto importante. Qui si confrontano 3 generazioni, dal capostipite, da Armando Romano, Diomira, Luana, Armando. Allora io devo passare la parola a Diomira per sapere com'è stato questo passaggio, come si vive oggi questa realtà insieme, e siccome Romano è stato impegnato politicamente, lo diremo dopo, c'è stato un impegno molto importante, ma soprattutto ci sono anche personalità di Montorgio con un grado di parentela, che, insomma, voglio dire, che hanno rivestito
dei ruoli importanti nell'amministrazione comunale, come il sindaco Pellanera, per esempio, dicevamo ieri sera, sono stati esempi, diciamo, di lungimiranza, di risultati, ma diciamo in un ambito politico particolare. Quindi questo è un fatto importante per chi fa impresa, che non è semplice. La parola a Diomira. Grazie Marcello, intanto volevamo ringraziarti per la tua disponibilità anche a raccogliere tutte le notizie che comunque ti abbiamo fornito, anche in maniera confusa, anche in maniera convulsiva qualche volta, perché volevamo rappresentare quasi tutto quello che avevamo dentro, che è comunque la passione e che poi è difficile rappresentare a livello emotivo, certo, su carta. Più che un passaggio di testimone, è un cordone ombelicale che tende quasi a non spezzarsi, perché mio nonno, i miei zii, mio padre, noi e mio nipote Romano. Sul libro potete notare anche la posa della prima pietra, dove eravamo tutti presenti, mio fratello, mia sorella, i miei zii, il vescovo, mio nonno. E abbiamo sempre partecipato alla vita d'impresa e alla passione, quindi è stato quasi un fatto naturale dover pensare di lavorare in altre parti. Per noi non è stato mai preso in considerazione, proprio perché veniva spontaneo collaborare, aiutare, crescere, anche far parte di un progetto che poi alla fine non era neanche nostro, perché spesso avrei voluto avere anche altri, diciamo, spazi. Altri spazi, altre sfide che poi ho fatto, che però forse anche per misurarmi, per confrontarmi, perché comunque la nostra realtà è limitatamente alla famiglia e al lavoro. Noi sappiamo per avere più tempo prima di prendere responsabilità piuttosto importanti. Beh sì, avrei traslato tranquillamente qualche anno prima di dover crescere anche in maniera prematura. Ma credo che riguardi anche la situazione, sì, di tua sorella e di tuo fratello. Soprattutto mio fratello, Luana è più piccola, quindi è arrivata dopo, è stata quella sempre più protetta, sì, diciamo tra virgolette. E comunque un ruolo importante poi lo hanno avuto i nostri collaboratori, che qui sono in molti, e anche i nostri clienti, i nostri amici, che comunque hanno contribuito a far crescere la nostra attività, perché comunque ci hanno creduto. Certo. Quindi è un fatto, penso, genetico, di, sì, DNA o anche, sì, naturale. Infatti, sì, molto bello, e questo, diciamo, può essere anche di insegnamento, ma più che di insegnamento, di stimolo alle nuove generazioni nel prendere una strada, un indirizzo, e quindi senza, diciamo, conoscere che cosa lo aspetta, però poi resistere, fare e creare le condizioni. Quindi diciamo, non ti nego, a Montorgio ci sono molti esempi, insomma. Abbiamo delle realtà imprenditoriali importanti, anche più grandi della nostra, grandi imprenditori, persone veramente di spessore, che comunque hanno avuto diciamo riscontri importanti fuori anche dalla regione. Quindi e comunque voglio rimarcare che lo spirito imprenditoriale è una sfida difficile, sempre più difficile, si fa in maniera incosciente, e quindi e poi invece vieni travolto, perché comunque poi non ti puoi esimere per tornare indietro e fare scelte diverse, perché comunque ormai sei talmente presa che non ti piace fare altro. E infatti questo si vede, e si vedono i risultati. Posso dire una cosa a Romano? Il titolo non è stato semplice, scegliere questo titolo, Una vita nel marmo, anzi si era pensato un uomo di marmo, ma questo era troppo, troppo duro, perché non è la sua natura, non è il suo carattere. Allora pensa e ripensa, abbiamo scelto Una vita nel marmo. Anche questa foto è molto bella, molto significativa, molto espressiva, direi. Però nel libro c'è un episodio molto bello, che vorrei chiedere che cosa provava, eri adolescente, quando insieme al padre
salì su una lambretta per andare nella patria del marmo a Massa Carrara. Ma voi capite, da Montorio con la lambretta non è una cosa, diciamo, che si affronta con leggerezza, con tranquillità. Però anche siccome lui è così, un uomo nel marmo, ma è molto socievole, sorride sempre, mi ha fatto sbellicare delle risate, perché poi con la lambretta siete arrivati a Firenze, a Piazza della Signoria, ma poi ve lo racconta lui. No, è stata un'avventura, perché pensare di partire di giovedì e tornare di domenica, fare il grattatorino tutta la costa, dopo a Firenze è successo che mio padre, in quel momento guidavo io, mi fa, era pieno di gente la piazza, fermati che ci sarà sicuramente qualche incidente. E noi in ultimo non siamo potuti più andare avanti, siamo scesi, chi era? Soraya e il marito che usciva dall'albergo e le persone volevano. Quindi oltre al marmo, diciamo, facevate un po' di gossip pure là. E ci uscivano delle risate, perché poi loro scapparono, salirono su una macchina e andarono via. Ma il bello è quando siamo andati a Carrara, ci ha portato in un stabilimento per farci vedere le macchine che ci fornivano. Mio padre e io siamo rimasti incantati, perché avevamo abituato a lavorare a mano. A Milano si lavorava con la macchina e a mano. Ho visto le macchine lassù, mio padre è rimasto così quasi preso dalla cosa. Vedendo che dopo venivano avremmo dovuto comprare le nuove e le abbiamo acquistate in quel tempo. Diciamo che è stato il primo passo. Sì, il primo passo. Per via Giacomo Leopardi. Esatto, esatto. Bene. Luca voleva aggiungere delle cose molto, diciamo, importanti, a cui passo la parola per poi, diciamo, dare la parola agli ospiti che vorranno portare un saluto, con cui, diciamo, abbiamo avuto il piacere di scambiare delle parole prima. Prego Luca. Intanto buonasera a tutti. Praticamente il rapporto che ho con Romano è un rapporto, vabbè, oltre a essere io il marito della figlia, però abbiamo un rapporto che va al di là della parentela, quindi una stima reciproca che abbiamo, e oltre a, quindi, dicevo, al rapporto di parentela, anche un rapporto amichevole. E per me Romano rappresenta anche un secondo papà, perché purtroppo il mio è venuto a mancare qualche tempo fa, e niente, ogni volta che ci incontriamo mi dice sempre: oh Luca, ma senti qua una cosa, io, insomma, i suoi aneddoti, i suoi ricordi, le sue avventure, e mi diceva sempre: ma che dici tu? Mi dicevo: Romano, ma perché, scusa, non scrivi questo libro? Così riportiamo tutte le tue attività, tutte le tue imprese. E mi disse giustamente, con il suo modo di... Alza la voce. Dice: io non vorresti scrivere questo libro. Romano, iniziamo e vediamo. E io, per gli dissi, pensai subito all'amico Marcello, dice: guarda, non possiamo non chiamare Marcello, grande autore di libri, di articoli. E insomma iniziamo questo reportage di foto, di ricordi, di attività, fino alla stesura di questo libro. Che dire di Romano? Romano lo conoscete tutti, una persona autentica, una persona originale, è un verace, è una persona anche nervosa, attenzione, vero? È una persona che è dinamica, diciamo tutto, riesce a stare bene con i suoi coetanei, riesce a stare bene con i giovani. Ci siamo frequentati anche con i miei amici, con Romano, quindi l'unica cosa che lui mi rimprovera sempre è che non gli rispondo mai al cellulare. Da quando decidemmo di scrivere questo libro, Romano mi tempesta di chiamate, e molte volte io purtroppo non posso rispondere perché sto facendo, impegnato nella mia attività lavorativa, e niente, poi insomma, una volta che abbiamo affrontato questo libro, ci siamo visti tantissime volte, grazie all'aiuto e soprattutto all'intervento di Marcello, che è bravissimo come autore, bravissimo come fotografo. Io infatti lo dico sempre, ieri l'ultima volta si faccia complimenti con le tue foto. E niente, e io non mi voglio dilungare, l'unica cosa che vorrei che
diciamo prima del passare la parola, un grande applauso alla nostra amata Venezia, che dall'assù sicuramente è contenta di tutto questo. Bravo Luca, perché questo il libro, infatti la dedica del libro è a Venezia, è romano, ci sono belle foto, oltre diciamo allo scritto c'è una documentazione fotografica in cui Venezia compare insieme a Romano, ma Romano diciamo nomina sempre con grande affetto, con grande amore, per cui hai fatto bene diciamo a ricordarlo. Saluto con piacere Corradino Scipioni, che è un altro esempio positivo di Montorio per aver messo su la Biblioteca del Ricordo in omaggio alle giovani vittime, che non possiamo salutare e ricordare, che però diciamo la loro vita prosegue con l'impegno non solo di Corradini ma anche di suoi collaboratori, e credo che sia una fatica enorme nel mettere su una biblioteca, tessere delle relazioni molto importanti eccetera. Quindi bravo Romano. Saluto Giacinto Damiani. Io diciamo hanno ricordato le cose che abbiamo fatto, i pizzini che mi dava continuamente Romano, le foto piccole che bisognava poi rielaborare, e Barbara è stata brava in questa, ma la stessa foto di Anastasio che non era così, e adesso è bello. Tra l'altro grazie a Giacinto e a Barbara che hanno messo con questa grafica particolare l'albero genealogico in seconda pagina di tutta la famiglia e tutti i nipoti, con una foto finale invece di Romano e i figli. Ecco, in mezzo però c'è un aspetto della gioventù di Romano quando lui era impegnato politicamente, e la domanda che si fa nel libro è: ma come facevi a essere responsabile di un partito, il partito come la Federazione Giovanile Comunista, e poi diciamo dover adempiere agli impegni dell'azienda che cresceva diciamo enormemente? Ecco, c'è però diciamo anche qui una bellissima foto a tutta pagina della delegazione sovietica che venne a visitare la Terni, un'altra storia gloriosa diciamo di Montorio. Le lotte del Vomano, lui le ricorda tutte in maniera molto significativa, e la cosa bella che dice è che il lavoro c'era, non c'era, c'erano le lotte eccetera, però noi pur di portare a casa il salario rientravamo la notte cantando, fischiettando, perché guardavamo al futuro. Ecco, però in quella foto che dicevo prima c'è la foto di Egidio Marinaro, che all'epoca era giovanissimo, insieme a Armando, tuo padre, e tu che stai sulle spalle. Io voglio dire, è una storia anche questa del Partito Socialista, del Partito Comunista a Montorio. Nel libro, oltre a Egidio Marinaro, si cita Ugo Nori. Voglio dire, sono stati momenti di elaborazione politica, di rapporti istituzionali, ma anche di momenti per far crescere diciamo Montorio e per diciamo farle uscire anche dalle difficoltà del momento. Io non posso non chiedere, lo so che non si fa, chi modera non deve chiamare così un ospite per fargli fare un intervento, ma io credo che non solo la famiglia Nimbit ma anche gli amici che sono in sala lo vogliono ascoltare. Se Egidio ci vuole fare un saluto saremmo molto lieti. Egidio Marinaro è stato presidente del Consiglio regionale, dirigente del Partito Socialista, grande studioso, in quanto insomma io mi sento un po' a disagio perché la sua cultura spazia moltissimo, io diciamo mi nutro anche delle sue fonti. Scusate se tolgo la mascherina, ma non riesco a parlare con la mascherina. Non era previsto che io intervenissi. Scusami l'ardire. Tuttavia colgo l'occasione non solo per salutare affettuosamente Romano e tutti i suoi familiari,
e amici, ma soprattutto per sottolineare, vista questa mia passionaccia per la storia, diciamo così, una sorta di filo rosso, se così posso dire, che collega il cognome Nippiti, che è un cognome politicamente importante a Montorio e che, come viene ricordato nel libro, sia pure con la necessaria brevità, inizia con i primi anni del secolo passato, del secolo XX. E la figura, si è molto detto e si è scritto anche, la figura di Michele Nibid, che è stato il pioniere del movimento operaio e socialista a Montorio e che poi ha continuato in questo suo impegno in questo politico, sempre però con un senso di misura che, come dirò subito, si ritrova nel figlio, in Armando. E non lo dico così per diageria, faccio sempre riferimento, come mia abitudine, ai documenti. Quando ci fu la sommossa popolare del 1920, Michele Nibiti era certamente l'esponente di maggior spicco del Partito Socialista, era stato il primo degli eletti, avrebbe dovuto fare il sindaco, non poteva farlo per ragioni di incompatibilità con la sua posizione di presidente della cooperativa Il Riscatto, alla quale cooperativa teneva soprattutto, se possibile, teneva più alla cooperativa che al partito. Rinascita, Che al partito. E che era una cooperativa di scalpellini, di lavoratori dell'edilizia, diciamo così. E lui era presidente e quindi non poteva fare il sindaco. Gli eventi del novembre 1920 naturalmente lo videro coinvolto, ma non in prima persona. Le forze di polizia, gli inquirenti cercarono in ogni modo di coinvolgerlo nella retata che ci fu, che coinvolse quasi tutte le famiglie di Montorio, poi ci fu il processo, ma adesso non è il caso di dilungarsi su questo, e lui non poté essere in nessun modo accusato di comportamenti violenti, scorretti, tant'è che lui, essendo consigliere anziano, resse il comune nei pochi giorni che separarono il resto del sindaco De Angelis e la nomina del commissario prefettizio. A lui fu notificato formalmente il provvedimento di arresto del sindaco e degli assessori e poi successivamente il decreto reale di scioglimento del consiglio comunale. Ma ripeto, questa, ecco, quindi una persona, un militante convinto ma moderato nei comportamenti. Questa caratteristica ho ritrovato nelle carte di polizia che riguardano al tuo padre Armando e anche, devo dire, il fratello, benché il questore nel gennaio del 1954 desse disposizione ai carabinieri di tenere i due Nibit, e non solo loro naturalmente, sotto attenta vigilanza, tuttavia nella biografia che venne tracciata all'epoca si parla sempre di Armando Nibit come di persona moderata, un militante convinto, però sempre dalla parte dei comportamenti corretti. C'è addirittura un rapporto dei carabinieri che dice: nelle manifestazioni che rischiano di degenerare in atti violenti, e ce ne furono in quegli anni a Montorio, è sempre dalla parte della moderazione, è sempre quello che cerca il colloquio tra i manifestanti, il commissario di polizia, il maresciallo dei carabinieri. Questa caratteristica di grande
moderazione, di grande educazione. Perché, ripeto, il provvedimento di polizia lo facesse destinatario di una sorveglianza particolare, e tuttavia il giudizio delle carte di polizia dice è un elogio continuo, è un elogio continuo. È stato ricordato nel libro pure che lui rappresentò i socialisti nelle lotte del Vomano. Le lotte del Vomano furono egemonizzate politicamente dalla componente comunista della CGIL. Armando Lippitt era il solo socialista che stava nella commissione interna dell'Italstrade, era il solo socialista che partecipò alla famosa delegazione che si recò a Roma per parlare con i ministri, guidata da Tom Di Paolo Antonio. Ecco, rappresentava anche questa componente largamente minoritaria in quegli eventi abbastanza tumultuosi, ma sempre con coerenza, ma ripeto, con senso di moderazione e di educazione. Ecco, Michele Lippitt era così, Armando Lippitt era così. E concludo, perdonatemi se faccio un ricordo personale, molti anni dopo fu tra i compagni del partito che insistettero molto perché io assumessi la segreteria della sezione del Partito Unificato nel 1968, dopo insomma la sfortunata prova elettorale del partito cosiddetto della bicicletta, come si diceva all'epoca, con riferimento al simbolo del partito. E io vidi in questo, io allora non conoscevo tutti questi particolari di cui ho parlato, però è così, avevo il senso proprio che questa volontà di Armando Lippitt e di altri compagni, di Arturo Valeriani e di altri compagni, che fossi io in quel momento, nel momento in cui il partito era in una condizione di grande difficoltà, che fossi io ad assumere la segreteria della sezione, vedendoci quasi una investitura e un ricollegamento con la storia migliore del movimento operaio socialista di Mondoglio. Scusate se mi sono dilungato troppo. No, grazie. Grazie per il contributo alla discussione e alla presentazione di questo libro. Poi diciamo si potrebbero dire tante cose, perché il libro dice anche dei momenti molto sofferti dalla famiglia, quando ebbe l'incidente Armando e chi, voglio dire, quel comitato delle lotte del Vomano si prese cura, fu una guarigione molto lenta, molto diciamo sofferta, però tutti si prodigarono proprio per le cose che diceva Egidio e la personalità di Armando, per cercare di non perdere una presenza così preziosa. Torno un attimo a Romano per dire che comunque lui, nella sua esperienza di imprenditore, è stato anche dirigente delle organizzazioni imprenditoriali come la CNA, come poi anche la Confindustria, con Diomire. Insomma, voglio dire, c'è un rapporto con le parti, diciamo, sociali, sindacali e imprenditoriali anche qui molto proficuo, che mi piace sottolineare. E vedo in sala la presenza di un rappresentante della CNA, perché Gloriao Langiotti, che è il direttore, doveva venire, ha fatto sapere che per altri impegni non poteva partecipare, e quindi è delegato Giuseppe Cargini, rappresentante della presidenza della CNA. Grazie. Buonasera a tutti. È un po' come anticipava Maranella, è così. Sono qui in rappresentanza della CNA di Teramo. La CNA di Teramo è la Confederazione Nazionale degli Artigiani, e sono per un motivo particolare, non a caso, ma perché Romano è stato molto tempo fa, quindi quasi 50 anni fa, è stato uno dei fondatori di questa organizzazione a Teramo. Quindi questo dà
anche l'esatta misura dello spessore, non solo come bravura, come imprenditore, ma anche come disponibilità a disposizione delle proprie capacità per lo sviluppo di un territorio, lo sviluppo di una comunità. La CNA è un'organizzazione nazionale tra le più rappresentative del mondo dell'artigianato, quindi si articola su diversi livelli anche territoriali, quindi c'è la CNA nazionale, c'è quella regionale, appunto c'è la locale qui a terra. Il ruolo della CNA è quello di rappresentare un po', fa tante cose, quindi anche una serie di servizi, insomma si mette a disposizione delle comunità imprenditoriali, e anche quello di rappresentare le istanze del mondo dell'artigianato ai diversi interlocutori istituzionali. Un mondo, quello dell'artigianato, che purtroppo, pur essendo molto numeroso dal punto di vista delle imprese, ha sempre fatto un po' difficoltà a farsi rappresentare. Però quella fiamma che diceva, faceva riferimento lei, nonostante sia veramente difficile fare impresa in Italia e soprattutto adesso, no? In un momento così particolare con, diciamo, con quello che sta succedendo, quello che è successo e che purtroppo ancora sta succedendo, però mi sembra che nonostante tutto, insomma, non ci fermiamo. E quindi mi sembrava doveroso, è stato un piacere, grazie per averci invitati, quindi vi porto il saluto di Lanciotti, che appunto era l'impegno e in poter venire, della Presidente Sofia, di tutta la Presidenza, ma è anche l'occasione per, siccome quest'anno ricorre il 50° della nascita della Fondazione CNA Teramo, e quindi ricorderemo questo momento, quindi sarà l'occasione per contraccambiare l'invito, quindi a breve, a dicembre, quindi ti inviteremo, non voglio anticipare nulla, ci saranno delle piccole sorprese, insomma parleremo ancora di te. Ok? Grazie. Grazie. Allora, Diamina, vogliamo dire qualcos'altro di questa, diciamo, prima di passare la parola ad altri ospiti, vogliamo dire qualcos'altro sull'azienda? Ovviamente preciso che io ho invitato Armando e Luana a intervenire con grande piacere, riconosco che erano bambini, però diciamo, hanno delegato giustamente Diamina e io mi rivolgo a lei, quindi no, non me ne abbiate. Se vogliamo aggiungere qualcosa, diciamo, perché mi viene in mente adesso tutto l'impegno che Romano ha messo anche nel sociale, prima parlavamo della Croce Bianca, le sponsorizzazioni, quando sento la Croce Bianca penso anche alla ASL e tutte le cose che credo, spero che il dottor Di Giosia ci voglia onorare di un saluto poi appena diciamo finiamo questa chiacchierata. Ecco, volevo dire, prima abbiamo parlato di testimoni che si passa, poi abbiamo detto che i sacrifici della prima generazione e oggi le necessità di essere sempre molto presenti, vigili per la formazione, per l'ammodernamento degli impianti e per i processi, diciamo, dell'azienda. Come vedi in prospettiva la Silvan dopo queste premesse? Come vedete la Silvan? Allora, è ovvio che noi siamo stati sempre abbastanza presenti, sia a livello sociale che a livello aziendale. Abbiamo cercato in tutti i modi di crescere, perché questo è importante, confrontarsi, fare aggiornamenti, attingere i finanziamenti, abbiamo cercato in tutti i modi, partecipando ai bandi. Recentemente abbiamo acquistato un nuovo macchinario di, diciamo, con la 4.0, quindi cerchiamo sempre nuove sfide, perché comunque l'imprenditore è questo, diciamo, quello che deve fare. È chiaro che la nostra proiezione è al futuro, alle nuove generazioni. Attualmente c'è il nostro nipote Romano che ci aiuta in azienda e altri nipoti che forse potranno comunque in futuro, perché stanno studiando, e quindi aiutarci a continuare a crescere e a continuare comunque a dare un supporto al territorio, ad essere presenti, ad offrire lavoro, perché questo è importante, insomma. Ho saputo ieri, mentre
diciamo, parlavamo per organizzare la serata, che non soltanto tu, tutti quanti, diciamo, in famiglia, quando potete partecipate ai seminari, agli aggiornamenti sulla leadership, su tutta una serie di sul marketing territoriale, che era la tua passione prima di entrare a capofitto nell'azienda. Questa cosa prosegue anche adesso, ovviamente. Sì, sì, sempre, perché comunque poi oltre ad essere imprenditore comunque devi farti coinvolgere sempre in altri aspetti che possono essere di natura sociale, diciamo, del sociale, della politica. Anche politica, certo. Sì, e soprattutto comunque di crescita a livello di immagine, perché comunque, come ti dicevo l'altra sera, appena diplomata avrei preferito studiare e fare marketing e pubbliche relazioni. Allora era un traguardo difficile perché era un'università non riconosciuta, privata. Poi ho dovuto dare una mano a, diciamo, a mio padre, a, insomma, ai suoi fratelli, e quindi ho ripiegato. Però comunque cerco sempre di ritagliarmi il tempo per poter provare ad imparare sempre qualcosa in più, insomma. Benissimo, queste sono cose importanti. Posso dare la parola al dottor Di Giosì adesso per un saluto? Certo. Grazie. Al nostro amico. Al nostro amico. Oltre che buonasera a tutti. Direttore generale della ASL di Teramo. Ci tengo, io non sono qui come direttore, sono come amico di Roma Nonino. Benissimo, benissimo. Il direttore lo facciamo a Teramo. Qui sono Maurizio Di Giosia, amico di Roma Nonino, da cui tengo tanto di essere, di partecipare a questo bellissimo evento che lo riguarda di persona. Ci lega un'amicizia con Romano. L'altro giorno stavo a lavorare, stavo in una riunione e stavo a Ferrara, Romano, e mi chiama al telefono, sento Romano che mi chiama e mi dice: guarda Maurizio, i miei figli mi hanno fatto un omaggio, io ho fatto un piccolo evento, ho scritto un libro, mi fa piacere, sono onorato se tu vieni da me. Io sono onorato di essere qui da te stasera, Romano, e ci tengo a dirlo perché sei un esempio di vita, sei stato sempre impegnato nel sociale, nella famiglia, sei un esempio nel lavoro, per quello che hai fatto da solo, prima insieme ai tuoi fratelli, dopo insieme ai tuoi figli, perché è importante. Un'azienda che è stata sempre in crescita, io non voglio dilungarmi, però ecco, ti voglio solo ringraziare di questa possibilità che mi hai dato stasera di essere qui, e che tutto quello che tu hai fatto possa essere un esempio per le generazioni di oggi e soprattutto per le generazioni future. Come vedo di fatti, questa tua bella esperienza si tramanda da te, adesso i tuoi figli e i tuoi nipoti, tutto l'insegnamento che tu hai avuto dai tuoi predecessori lo stai trasmettendo ai tuoi figli, facendo capire a tutti le tue bellissime doti morali che tu hai trasmesso e saputo trasmettere a tutti, e i tuoi valori soprattutto. Grazie e buonasera. Grazie, grazie Maurizio. Diciamo che, avviandoci un po', diciamo, a concludere questo appuntamento, non c'è che dire, siamo soddisfatti, parlo anche a nome loro, avendo partecipato, e credo anche a nome di Giacinto, che insieme abbiamo ascoltato sempre attentamente sia Romano che Luca, e abbiamo cercato di dare il meglio. Il libro ha una fattura editoriale come sempre, e anche qui voglio sottolineare, stiamo parlando di un'azienda teramana che si distingue per la sua attività in omaggio, nell'esaltazione del patrimonio sociale, culturale e imprenditoriale della provincia di Teramo, e quindi non è una piaggeria, perché io ci lavoro con lui da tanto tempo, siamo amici, però chi fa questo mestiere, che deve presentare, moderare, deve sottolineare gli aspetti positivi che in questo territorio si muovono, e lo dico a nome della famiglia che ha espresso molto gradimento. Il libro, tra l'altro, la copertina è molto bella, è piena di fotografie, ma è curato, e io sono convinto, ma questo è un mio parere personale, scusatemi se lo dico, lo dicevo per Addiomira l'altra sera, in tempi così fugaci dei social, le notizie che si bruciano in continuazione,
dare vita a una pubblicazione, imprimere la memoria di chi è vissuto per sé e anche a beneficio degli altri, credo che sia una testimonianza che dura nel tempo, non possiamo dire quanto, 10 giorni, 10 anni, 100 anni, ma a me succede che spesso nel prendere un libro impolverato che non ho mai letto ma che poi sta lì, arriva il momento in cui noi comunque di quel libro, di quel contenuto, di quei racconti, di quelle narrazioni non possiamo fare a meno, per fare almeno bene le cose che vogliamo fare. Ecco, in questo senso, se non ci sono interventi, se voglio dire, a proposito, un'altra notazione, vedo che il banchetto è vuoto, quindi era desiderio della famiglia Nibbit di omaggiare, l'ho detto prima, il fatto che non ci sia più, e se qualcuno, anche questa è una comunicazione di servizio, mi permetto di dare, se qualcuno non l'avesse preso, voglio dire, può rivolgersi a loro per poter prendere una copia. Poi Romano, ovviamente, essendo il protagonista, è qui a disposizione per mettere gli autografi di chi volesse, ovviamente. No, no, ma lo dico perché è molto rigoroso come persona, e abbiamo detto tante belle cose di lui, della famiglia allargata, quindi pregi, tanto pure tu sei montogliese, quindi... La cosa che ho visto in questi giorni, 2 giorni, 3 giorni abbiamo comunicato io e Giacinto, ognuno per proprio conto sui social, è stato sommerso da non solo di visualizzazioni, non do il numero perché è molto elevato, ma i commenti positivi su questa iniziativa, sulla persona, e io credo che sia un attestato che va, diciamo, merito a una famiglia che, come è stato detto anche da Egidio e da Maurizio, non ha mai impiegato il tempo per i propri interessi, per accumulare, ma dando spazio alle proprie capacità, alla vita della comunità montorgese, e questo vi fa onore e io lo dico con piacere, vi ringrazio, sono onorato di avervi invitato a presentare questa iniziativa.